esperienza, una testimonianza che dimostra come fosse già sentito dai sovietici 15 e più anni fa il problema che ci ha lumeggiato Pascale di una... Pascale, ecco, c'è una... Ernesto, c'è un riferimento al tuo intervento da parte di Vittorio Mazzieri? Semplicemente questo, che i sovietici lanciarono in sede UNESCO e anche in sede ONU, ma in particolare io mi riferisco all'UNESCO perché ho avuto agio di seguire il dibattito, una campagna per un nuovo ordine mondiale delle informazioni, perché si rendevano conto fin da allora che sarebbe stato assolutamente impossibile tecnicamente impedire l'irruzione, l'invasione di trasmissioni occidentali sul loro territorio. Qual è stato allora il loro piano? È stato di dire che tutte le manifestazioni, le comunicazioni che potessero comunque disturbare, turbare la pace tra i popoli, la solidarietà e così via, dovevano essere impedite alla fonte. Cioè quello che non riuscivano a impedire ai confini, volevano impedirlo attraverso un'azione diplomatica, attraverso i governi stessi degli stati occidentali, che avrebbero dovuto impedire ai loro mezzi di comunicazione di trasmettere qualsiasi cosa giudicata contraria alla fratellanza tra i popoli. Naturalmente i governi occidentali dissero che questo non era possibile perché da noi vigeva una libertà di espressione, e il punto fu questo: il terzo mondo, che aveva di gran lunga la maggioranza in questa sede, non si schierò, come sembrava da principio, a favore dei sovietici, perché si rese conto che i suoi interessi erano altri, erano diversi. Era di essere aiutati a diffondere le loro comunicazioni, e quindi anche economicamente e anche tecnicamente, e non di semplicemente fare il gioco dei sovietici, cercando di impedire per via diplomatica ciò che non si poteva più impedire per via tecnica. Ma chiudo solo per dire che questi incontri sono anche dei dialoghi, però. Il tema triste, a mio parere, che vorrei affrontare sono alcune nuvole che incombono, non da oggi, che incombono appunto sui cieli dell'Europa. E incombono, a mio parere, perché l'Europa non ha saputo capire, non ha saputo rinnovare in altro modo due importantissimi contributi che hanno dato rispettivamente la civiltà greco-romana e la civiltà medievale alla concezione della vita associata. Dico subito, non si tratta di riprendere questi modi di vita associata, ma si tratta di trarne un insegnamento che non è stato tratto. Questi due modi di concepire la vita associata si scostano da quello dell'orda, da quello della tribù, da quello puramente naturale della discendenza da un unico ceppo, si fondano essenzialmente su un sentire comune, su una civiltà comune, la civiltà della città greca e la civiltà feudale, in cui invece l'associazione era fondata non tanto su una cultura o sulla nazionalità, bensì sulla fedeltà personale. Entrambi questi motivi oggi sono caduti. Nella civiltà antica il principio della città, cioè la comunità sociale e politica come città, ha avuto due forme molto diverse tra loro: la forma greca e la forma romana. La forma greca purtroppo politicamente era debole, fragile, perché era frantumata, ogni città costituiva politicamente un nucleo non solo indipendente ma spesso in contrasto con le altre. Molte città greche preferivano allearsi con i persiani che con gli ateniesi erano più oppressivi in certo senso economicamente dei persiani, e così via. La soluzione romana fu di estendere la città di Roma a tutto il mondo conosciuto, a tutto il mondo percorso allora. L'Urbs venne a coincidere con l'Orbis, ma in che modo? Rispettando le nazionalità associate, rispettando forme diverse
di vita politica, sia pure subordinate all'imperium. Da un luogo all'altro, da una circostanza all'altra, c'era questa capacità, questa estrema elasticità di inventare via via nuove soluzioni a nuovi problemi e di applicare con enorme precarietà, difetti, abusi, spoliazioni, violenze, però in sostanza c'era questo aspetto positivo della invenzione di nuove forme di rapporto all'interno di quella prescrizione di Virgilio, parcere subiectis e debellare superbos, cioè rispettare non soltanto fisicamente, ma nella loro, come si dice oggi, identità culturale, pensate ai greci, però, identità culturale, coloro che erano stati assoggettati, ma impedire al tempo stesso che queste differenze culturali diventassero eversive, diventassero lacerazioni. Tutto questo, a mio parere, finì con uno dei maggiori errori che mai un potente abbia compiuto, e cioè con l'editto di Caracalla che estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. È chiaro che a questo punto la parola cittadinanza non ha più nulla a che fare con la parola città, neanche in quel senso in cui Roma era diventata una città che coincideva con tutto il mondo. Così come non ha a che fare oggi, perché la parola cittadinanza è venuta invece a associarsi col concetto di nazione. Se io vado in un albergo all'estero mi domandano di che cittadinanza sono e scrivo cittadinanza italiana. Ora, l'Italia è una nazione, vero? È una nazione che poteva avere molti stati, italiani sono in Canton Ticino, italiani erano un tempo a Ragusa, dove pure erano nemici di Venezia e così via. Questo non capitava nella civiltà romana classica, dove un appartenente a un'altra nazione come San Paolo era appartenente a una cultura, a una nazione ebraica, però era cittadino romano, mentre altri che parlavano latino e vivevano magari a Roma non erano cittadini italiani. Non c'era affatto questa coincidenza automatica, che oggi invece si è prodotta, direi per una conseguenza lontana dell'editto di Caracalla, al punto che per evitare per esempio che un bambino nasca cittadino statunitense si impedisce alla madre incinta di salire su un aereo che batta bandiera statunitense o su una nave o cose di questo genere, palesemente ridicole. Perché? Perché non c'è nessuna connessione logica o razionale che connetta il nascere in un certo luogo con l'essere cittadini di quello Stato. E neanche c'è propriamente nessuna necessità di connettere, per quanto sia opportuno per altre ragioni, ma non c'è nessuna necessità, e come vedremo neppure una possibilità, di connettere il concetto di nazione col concetto di Stato. Il concetto di nazione è un concetto strettamente culturale, tutto diverso dalla razza, per esempio, quindi la nazione tedesca comprende i bavaresi e i prussiani, poniamo, ma i bavaresi e i prussiani non appartengono affatto alla stessa razza. I bavaresi sono brachicefali, i prussiani sono doricocefali e così via, ma appartengono alla stessa nazione, hanno la stessa cultura, una storia culturale comune, non politica, perché la Baviera e la Prussia furono in guerra ancora nel 66, vero? Nel 66, dico 1866, non c'è nessuna ragione che costituiscano un unico Stato, c'è una ragione molto forte, storica, per cui costituiscono una stessa nazione, una stessa cultura. È stata una sciagura spaventosa per l'Europa la pretesa, diciamo pure di iniziativa francese, di far coincidere la nazione con lo Stato. Questa pretesa entrò ovviamente in collisione col concetto feudale, in cui invece il rapporto che noi chiamiamo Stato, di statale,
rapporto politico, la parola Stato assume questo significato solo nel Cinquecento, vero? Prima si parlava semmai di Repubblica, anche quando era un regno. Ecco, prima la compattezza politica che noi chiameremmo statale era dovuta a un legame di fedeltà personale, prima parlo dopo il Medioevo, si capisce. Per cui un irlandese poteva essere un suddito fedele di Sua Maestà Britannica o viceversa del Regno di Francia e così via. E la Francia poteva essere, per ragioni feudali, divisa in una parte appartenente alla Corona d'Inghilterra e in una parte appartenente invece ai discendenti di Capeto. Questo naturalmente rendeva impossibile l'unificazione territoriale del paese e la monarchia francese si fece forte di questo principio per poter unificare l'esagono e per poter raggiungere quelli che giudicava i suoi confini naturali. Se non che, a quale inconveniente andava incontro questa pretesa? La prima cosa è che le nazionalità in Europa e anche altrove sono continuamente confuse, intrecciate, non sono delimitate a uno stesso territorio. Le culture spesso sono a cavallo dei confini naturali. La cultura tedesca è a cavallo del Regno, c'è un monumento, mi pare, a non so più bene dove, in quale città, che dice, ricorda un detto di un letterato tedesco, sul Reno Deutscher Strom, nicht Deutsche Grenze. Il Reno non è un confine tedesco, è un fiume tedesco. Ma è chiaro che se la Francia vuole raggiungere un confine naturale, raggiungerà il Reno e entrerà in conflitto perciò con il carattere culturale di chi abitava al di là, diciamo, del confine renano. E così tutti gli stati, a cavallo delle Alpi, quasi tutti gli stati, dai Savoia fino al Patriarcato d'Aquileia o ai conti del Tirolo, all'Austria, vero? Erano stati a cavallo delle Alpi e i vescovi, per esempio, in Val d'Aosta si riunivano con i vescovi del Vallese in certi sinodi, quando era estate, magari sul Gran San Bernardo. C'era questa. Quindi i confini naturali non dividevano né le culture, né le nazioni, né gli stati. Quando si è preteso di far coincidere nazione, stato e confini naturali, si è creato una specie di letto di Procuste, per cui si doveva o buttare fuori coloro che non appartenevano a una certa nazione perché la nazione doveva coincidere con lo Stato, oppure espandere anche con la violenza i confini dello Stato fino a inglobare tutti coloro che appartenevano a una certa cultura, a una certa nazione. E questo lavoro, che fu cominciato dalla monarchia francese, fu ereditato dalla Repubblica, fu ereditato dalla Rivoluzione, divenne poi quasi un dovere, una cosa ovvia, concepita come un dovere nazionale, sociale, politico e perfino etico, da parte di altri, per esempio dei prussiani, per esempio degli italiani e così via. Allora di qui le guerre che hanno caratterizzato tutto il secolo scorso. Ma è chiaro che queste guerre non potranno mai mettere capo a una soluzione, perché non si potrà mai delimitare i confini nazionali in modo da farli coincidere con quelli della nazione, cioè di una certa cultura. E oggi io pensavo queste cose quando non c'erano questi esempi così purtroppo tragici, sanguinosi, della Jugoslavia o della stessa Unione Sovietica, dove andiamo incontro a delle evenienze molto molto pericolose. Ma era evidente dove si andava a finire. L'unico Stato sovranazionale, multinazionale, vivente, efficiente, è ancora la Svizzera. E nessuno pare che si lamenti, anzi direi che questo esempio oggi è più attuale di quanto non fosse un tempo. Prima si poteva dubitare che avesse un senso, oggi credo che non si possa più dubitare. Si sono sfasciati imperi multinazionali come l'impero Asburgico, ma per creare che cosa? Per creare quel mosaico di nazioni che non erano mai state unite, che è la Jugoslavia, e ora si vede quali
tremende conseguenze questo abbia portato. E così alla fine, direi, con la prima guerra mondiale, è caduto quel modo di vivere insieme per cui un generale di origine italiana e di nazionalità, di cultura francese come Eugenio di Savoia poteva andare a comandare gli eserciti dell'impero d'Austria, o come un moro poteva diventare, un moro come Otello, però poteva diventare l'ammiraglio in capo della Repubblica di Venezia, dove si vede che questo concetto, in questo caso della fedeltà personale, permetteva un'elasticità di rapporti che non è più possibile oggi, quando a tutti i costi si vuole che tutti coloro che stanno entro certi confini parlino la stessa lingua e appartengono alla stessa nazione. Quando ciò non avviene, conflitti quasi inevitabili, o che vi sia, come in Italia nell'Alto Adige o sul Tirol, non solo una tolleranza ma un aiuto a conservare queste culture, tuttavia il conflitto non si riesce a eliminare. La Svizzera di qui dà l'esempio proprio perché cerca di conservare non soltanto le minoranze italiane ma le minoranze ladine e così via, pur intendiamoci con delle conflittualità impressionanti, perché quando il cantone di Berna era ancora unito con quello del Giura, durante una wanderung, una camminata a piedi di alcune centinaia di chilometri, ci capitò una sera di arrivare a un albergo e sentire nel cantone di Berna e trovare un albergo, una capanna, un poco più, ma non tanto più, completamente vuoto, con la padrona ubriaca che dice: «Je ne travaille pas pour ce monsieur de Berne». Dice: «Ma noi non siamo di Berna». No, lei il fatto che non voleva lavorare per pagare le tasse al cantone di Berna. E ci furono degli scontri anche armati, intendiamoci, ancora non molto tempo fa, tra i francofoni del cantone di Berna, che poi si sono staccati, e i germanofoni. Però, insomma, bene o male, in quella sede questi contrasti si sono risolti. Le ultime guerre di religione in Svizzera non sono tanto lontane nel tempo, ma oggi fortunatamente non ci sono più guerre di religione. Ma si direbbe che ci siano invece tra i croati cattolici e i serbi ortodossi, o tra in Bosnia tra i musulmani e gli ortodossi, e così via. Ora, queste sono follie dovute a che cosa? Dovute alla pretesa di far coincidere la nazione, che è un concetto culturale che può avere a che fare anche con la religione, come nel caso della nazione ebraica, che non ha una lingua comune, se la può ricreare, ma non ce l'ha, però ha un legame di carattere culturale, perché la religione è un carattere culturale, di far coincidere questo con un legame politico, di non riuscire più a concepire che un italiano possa servire l'imperatore d'Austria, o un tedesco, come è capitato, possa diventare, o un polacco, un tedesco, diventare il comandante delle forze armate del Piemonte, della Sardegna. Questo era normale, perché non c'era questa, a mio parere, deformazione di far coincidere la cultura e quindi la nazione con lo Stato. Io credo che se l'Europa, e non soltanto l'Europa, pensiamo al Sudafrica, se l'Europa non ritorna a una diversa concezione, che non può essere né quella greco-romana né quella medievale, questo è evidente, però deve essere una concezione che non faccia automaticamente coincidere la nazione con lo Stato, se non si giunge a questo, temo che i nostri conflitti rimangano sanguinosi, rimangano in qualche modo irrisolubili e siano in particolare un danno grave per le nazioni, cioè per le culture. Non esistono culture che non siano nazionali, ma se questo interferisce con la struttura politica, capiterà sempre che i detentori del potere politico cercheranno in qualche modo di opprimere le nazioni diverse. E quindi queste forme di nazionalismo, in cui la nazione rivendica un carattere politico, si ritorcono a danno delle nazioni. Grazie. Thank you.
C'è nella sala Antegripota? Perché c'è qualcuno che si è premurato di andare a dirgli che si era parlato di Tudjman, però la stessa persona potrebbe premurarsi adesso di andare a chiamarlo in modo che sia la risposta. Va bene, siccome ha portato, c'è la questione se Tudjman, questo libro pubblicato 2 anni or sono, abbia fatto quelle affermazioni che sono state riportate in Italia sul Corriere della Sera, in Francia su Le Monde e su altri giornali, oppure no. Cioè Antegripota sostiene che questa traduzione dei brani è una traduzione fatta dai serbi a Parigi. E lui prende gli stessi brani e li traduce in un altro modo, da cui non risulta più antisemita, secondo lui. Ecco, allora, in quanto qualcuno prima è andato a dire questa cosa ad Antegripota, Antegripota ha portato questo testo, che è la lettera a Le Monde, a proposito dell'articolo di Maurice Duverger. Allora, adesso forse... Due parole, perché poi dobbiamo passare la parola a Vittorio Vettori. Poi lo riprendiamo, questa cosa la riprendiamo nel corso del congresso. Il y avait deux critiques qui ont été faites. Perché ieri c'è stato il ministro croato, c'è stato un dibattito sulla Croazia nell'Europa, sì. L'une à propos de Tudjman, le président de la Croatie, c'est pas vraiment un débat important parce que il n'est pas le seul à avoir tenu des propos semi-antisémites. Ça n'enlève en rien les droits des Croates s'ils veulent d'être indépendants. Parce que les Croates sont extrêmement patriotes, ils pensent que quand on critique leur président, c'est qu'on met en question leur droit à l'indépendance. Ça n'a rien à voir. Il y a des pays qui sont dirigés par des fascistes, et ce n'est pas pour cela qu'ils n'ont pas droit d'exister. Il faut seulement changer de président, mais ils ont droit quand même d'exister en toute indépendance. Donc il faut quand même pouvoir séparer ce que nous avons toujours essayé de faire quand on manifestait contre tel ou tel régime, tel ou tel dirigeant, on critiquait pas les Chiliens, on critiquait pas les Espagnols, on critiquait Franco et Pinochet. Et encore, je ne vais pas comparer Tudjman à Franco Pinochet, mais c'est vrai, ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, n'est pas particulièrement gentil pour les Juifs. Et puis, Pascal, avant de partir, m'a chuchoté à l'oreille en disant ce que vous dites est très pessimiste. Donc je vais seulement dire un petit mot. Pour un italien, c'est difficile de que quelque chose qui est dit à propos de scénario international, qui est dit par toi ou par... n'apparaît pas comme pessimiste. Pessimiste. Cela dit, c'est à Rome, vrai... À Rome, c'est difficile, non? Quelque chose qui est écrit, non? De manière... de manière inquiétante, avec des questions intéressantes. Non, c'est pas inquiétant, parce que je pense que pour les vrais optimistes sont pessimistes. Voilà. Parce que j'ai peur des gens qui disent que tout ira bien demain, tout simplement parce qu'ils vont désespérer l'humanité. Parce que ça n'ira pas bien demain. D'ailleurs, les Talmuds répètent à plusieurs reprises « Malheur à celui qui annonce la venue du Messie, parce que si le Messie ne viendra pas, l'humanité sera désespérée. » Donc il faut poser de vraies questions, quitte à ce qu'on réfléchisse. Mais quand on voit les vrais problèmes, on est optimiste parce qu'on pense qu'on peut les résoudre. Savoir le monde, c'est déjà une manière de résoudre les problèmes du monde. Et il y a une petite histoire juive qui est très jolie, je vais terminer avec cela, je ne vais pas vous ennuyer plus. Il y a deux amis, un chrétien et un juif, et le chrétien vient voir son ami juif un jour, il dit... Mistero delle origini di Roma. Ecco, la romana dualità generatrice di unità si ripete in epoca romanica, nel Medioevo, anche dopo la collaborazione paradigmatica di Silvestro II e Dottore III, col comune italiano, dove la città non si isola nella sua esclusività, come la polis greca, ma si dilata e si integra
con la circostante campagna, fino a trasformare i castelli in palazzi e a fissare il luogo geometrico, il dove, del nuovo Adamo nelle capitali dell'imminente Rinascimento, Firenze e Venezia. L'uno procede dal due. Ecco. L'uno non si divide mai in due, ma il due non diventa mai unità. Non c'è mai, è l'inconciliabile stesso. Ma l'uno procede dal due. Perfetto. Questo, al di là della terminologia. Dunque, questo fatto e questo mistero, no? Per cui l'uno procede dal due, coniugando il populus dantescamente plebeo di Masaccio con la dignità senatoriale dei personaggi di Piero della Francesca, il corpus ermeticum tradotto da Marsilio Ficino con la sacralità della commedia commentata da Cristoforo Landino, l'idea fiorentina delle arti e dell'arte con rigore strutturale delle scuole veneziane, per poi dilatare il lievito della renovazio nel fervido respiro europeo del pensiero meridionale da Bruno a Campanella e a Vico. Vico muore nel 744, esattamente 100 anni prima della nascita di Federico Nietzsche, in particolare che interessa a me, non può interessare a tutti, il buon europeo per eccellenza. Verso la fine del secolo, la fondazione idealmente romana, come ha ben visto Hannah Arendt, degli Stati Uniti d'America, chiama in causa il fiorentino Filippo Mazzei e il veneziano Andrea Palladio nel progetto del presidente Jefferson di dare alla nuova nazione, al nuovo imperium, una legge efficiente e un modulo abitativo ed urbanistico il dove adeguato. 50 anni dopo, l'America Renaissance con Emerson, Whitman, Thoreau, Melville, Hawthorne. Purtroppo, chi ha visto il gessoso Campidoglio di Rockefeller nella capitale Albany dello stato di New York può rendersi conto della distanza abissale che separa l'America reale dall'idea di Roma, dalla sua stessa idea originaria, genetica, jeffersoniana. Rubén Darío, già 80-90 anni fa, sottolineava, il poeta nicaragüense famoso, sottolineava questa distanza dicendo: voi avete tutto, vi manca una sola cosa, Dio, cioè il cielo. La stessa evoluzione è avvenuta nel nostro paese, dove il Rinascimento si affacciava inizialmente, si preparava cioè a ripetere sotto forma di risorgimento, con esiti disastrosi, tanto che Carducci poté farne il bilancio così: in pronta Italia, domandava a Roma, Bisanzio essi le è andato. Tutti sanno chi sono quegli essi, sono i cavalieri d'industria che alla città dei Gracchi, sempre Carducci che parla, trassero le pance nitide e l'inclita viltà. Avevano messo in piedi, insomma, la seconda Roma, quella bizantina delle chiacchiere e delle confusioni. I loro eredi saranno così vanesi e così ignoranti da identificare il nuovo scenografico e pubblicitario quartiere dell'Eure con la terza Roma. La terza Roma si dilaterà su altri colli, eccetera, ho letto ieri sera sul frontone di un palazzo che ospita oggi la mostra dell'Incas del Perù. Invece storicamente la terza Roma era già nata da tempo, tenuta a battesimo dal monaco ortodosso russo Teofilo, era Mosca. Anche e soprattutto la Mosca sovietica, dove Lenin aveva creato un partito che era anche chiesa, che era una chiesa atea, sindacato, esercito, secondo le tradizioni migliori del cesaropapismo zarista. Ma all'interno di questo sistema c'era stato già 110 anni fa la profezia del dissenso di Vladimir Soloviev, il quale si collegava praticamente a Dante, era il più grande amico di Dostoevskij, anche il suo consigliere filosofico, quasi come Rosmini con l'Ostro Manzoni, e che aveva deciso di abbandonare l'ortodossia perché cesaropapista per arrivare a una vera cattolicità, nel senso che lui definiva nel suo lessico universale. A te non piace il termine universale, ad ogni modo per lui era la Chiesa universale su due soli basata, vero? Ecco, con molto anticipo, previde e pronosticò anche il ruolo storico della Polonia come ponte fra i santuari d'Oriente e i santuari d'Occidente, che poi si è verificato
storicamente nei nostri tempi attraverso il Papa attualmente regnante. Ora, in pratica c'è stata una porta verso questa soluzione di apertura ad oriente della situazione, e questa porta ovviamente non poteva non essere Venezia, che ha dato agli ultimi pontificati 3 patriarchi. Non per niente Venezia è la città dove più a lungo si è conservata la distinzione tra Chiesa e Stato. Quando lo Stato pontificio reclamò da Venezia Paolo Sarpi, Venezia disse no, assolutamente, qui Paolo Sarpi sta qui e noi e non vogliamo. Beh, siamo quindi di fronte a una situazione estremamente interessante, anche se sono io a condividere le preoccupazioni che ho sentito qui da questo tavolo venire fuori in base a dati di fatto di una confusione preoccupantissima. Tuttavia non vorrei dimenticarmi che c'è stato, e qui io non sono d'accordo con l'amico Bevilacqua, sul quale proprio sospirai tanti anni fa e pubblicai un articolo, i dati dell'oltre, praticamente riconoscendo in lui una presenza interessante e viva. Sono d'accordo però con quello che ha detto ieri, e glielo ho detto dopo a voce, quello che ripeto adesso qui, perché il pessimismo dell'amico Alberto mi pare smentito dal fatto che c'è stata una Dante Renaissance che va da Mandestamme a Pound, al nostro Montale, all'Agricer, a Claudel, al tedesco Borchardt, soprattutto appunto a uno scrittore scandinavo come Lagercrantz, una Dante Renaissance che cerca Roma dov'è, e dov'è Roma? È dappertutto. Pound diceva è nella Vagadù africana sulla scia di Leo Frobenius, è vero, ma è anche nella città quadrata che si chiama Pechino, è anche in quella direi quadratura del circolo che è la città circolare che è Tokyo intorno al vuoto della sede imperiale, è praticamente in quell'etrusco che non direi la follia ma l'infanzia di Verdiglione, l'infanzia adulta di Verdiglione ha resuscitato in mezzo a noi, sia pure in un modo che alcuni di noi hanno anche a volte discusso, perché non è detto che si debba essere sempre d'accordo, caro Armando. Certo è che quella che l'amico Bevilacqua chiama follia, io chiamo infanzia, il tuo etrusco è la fondazione etrusca di Roma, un linguaggio etrusco pentecostale, certo, è la nostra lingua delle Pentecoste, la nostra lingua dove ecco il dove, tutti troviamo cittadinanza e possibilità di ascolto, di udienza, di comunicazione e al limite di comunione. Grazie. Diciamo che è un testo molto erudito che bisogna poi leggere con attenzione, quindi se tu lo... No, io scrivo così, poi dopo... Sì, lo so. È un testo, diciamo, molto erudito, quindi letto poi con grande rapidità e dovremo poi leggerlo con attenzione, certo, per riprenderlo. Bene, e dunque ieri c'era... a quest'ora abbiamo interrotto, così facciamo oggi. Però vorrei invitare ciascuno e anche coloro che voi incontrate e di essere puntuale per le 14:30, perché il pomeriggio è molto intenso e ci sono interventi essenziali a questo congresso. Grazie. Thank you.
Bene, allora c'è qui accanto Alexander Zinoviev che farà un intervento adesso. Lui è intervenuto ieri mattina, poi ha incontrato gli altri partecipanti russi al congresso e quindi adesso partirà oggi e quindi gli passiamo la parola. Non c'è adesso qui a Raballa, Fernando Raballa, che è del tutto in margine a quello che aveva detto. Se mi ricordo che una volta io ho parlato con Zinoviev, c'era anche Maximov, di Alexander Kojève. Siccome ha avuto un'influenza immensa fino ad oggi in Francia, per i suoi seminari, commento a Hegel dal 36 al 39, poi è stato Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Lacan, fino a Deleuze e a Derrida. Allora, una volta Zinoviev mi aveva detto, dico, ma chi è, qual è il suo parere, no? Mi ha detto che Kojève è una nullità. Mi aveva detto anche che in Russia non avrebbe avuto mai nessuna importanza, ma che soltanto in Francia aveva avuto. Comunque, se alla fine, no? Noi registreremo questa roba, quello diciamo agli amici che... Prego, allora passiamo la parola intanto. Paro slov по поводу того, что сказал сеньор Вердильоне. Solo un paio di parole per commentare quanto appena detto dal signor Вердильоне. Наше время обладает одной особенностью. La nostra epoca è caratterizzata da un tratto particolare. Я в прошлый раз в своем выступлении вчера обратил на это внимание. Ho cercato di attirare l'attenzione su questo nel mio precedente intervento. Все извращено. Ecco, il tratto è questo, tutto si è capovolto. Все перевернуто. Tutto è andato a gambe all'aria. Люди совершенно ничтожные возводятся в ранг великих мыслителей. Uomini di nessun peso, delle assolute nullità, assurgono al ruolo di grandi pensatori. А люди, заслуживающие внимания, игнорируются. Uomini degni di attenzione vengono passati sotto silenzio. Предатели изображаются спасителями Родины. I traditori diventano salvatori della patria. И так далее. Eccetera. Вот так обстоит дело и с мыслителями. La stessa cosa va riferita anche ai pensatori. Сейчас в России выкапывают на свет Божий такие имена, которые в принципе не заслуживают никакого внимания. Ora in Russia si vanno sulla cresta dell'onda dei nomi che di per sé non meritano assolutamente alcuna attenzione. И Запад помогает в этом России. E questo processo viene aiutato anziché frenato da parte dell'Occidente. Зачем это делается? A che fine si fa tutto ciò? Противопоставить мертвецов живым. Che senso ha contrapporre un mondo di morti, dei valori morti, a dei valori vivi che devono essere trovati. Помешать живым проявиться в их масштабах. Che senso ha contrastare le forze vitali cercando di soffocarle con falsi valori? Помешать новым идеям. Impedire che nuove idee vengano alla luce. Поэтому, в общем, если в двух словах охарактеризовать ситуацию в России с этой точки зрения, то это просто мусорная свалка. Ecco che se io devo caratterizzare allora la situazione generale che ora sono costretto a osservare nel mio paese, la definirei con due parole terribili. È una discarica di immondizie. Или помойка, просто помойка. Proprio un immondezzaio. И в этой помойке любое ничтожество может вылезти и изображать себя значительной личностью. Ed essendo un immondezzaio, qualsiasi nullità è in grado di emergere, è facile emergere in un immondezzaio, e diventare una stella. Одна маленькая черта этой ситуации. E questo è solo un piccolo tratto caratteristico della situazione. Вы, наверное, обратили внимание на то,
что оценка ситуации в мире и в России, в бывшем Советском Союзе, моя и Максимова, с одной стороны, резко отличается от того, что тут говорили наши соотечественники из Москвы. Vi siete sicuramente accorti che la valutazione globale di quanto avviene all'interno del mio paese ora, quella valutazione che diamo personaggi, persone come me e Maximov, si differenzia profondamente dalla valutazione dei fatti che viene fatta dai nostri conterranei che vivono a Mosca. È una differenziazione estremamente importante. Тут Наталья Иванова обвинила нас в пессимизме. Наталья Иванова ci ha accusati di pessimismo. А свою позицию изобразила и других своих коллег из Москвы как позицию оптимизма. А viceversa ha definito la sua posizione condivisa dai suoi colleghi moscoviti come una posizione ottimistica. Слова оптимизм и пессимизм тут абсолютно ни при чем. Non hanno assolutamente diritto di esistere in questo contesto le parole o di essere usate le parole pessimismo e ottimismo. Voi знаете знаменитое определение пессимизма. Что такое пессимизм? Sicuramente voi conoscete la famosa definizione di pessimismo. Pessimista это хорошо информированный оптимист. Il pessimista è un ottimista ben informato. Вот и все. Ecco. Я хочу подчеркнуть, чрезвычайно важно оценить самое главное, сущность современной ситуации в мире. È straordinariamente importante riuscire a definire il nucleo, l'essenza effettiva, la sostanza di quanto avviene oggi nel mondo. Если мы это не сделаем, se noi non siamo in grado di farlo, все останется непонятным. Tutto resterà confuso, non riusciremo a fare chiarezza. И тогда не будет понятно, почему армяне дерутся с азербайджанцами. E quindi a questo punto non si riuscirà a capire perché gli armeni si prendono a pugni con gli azerbaigiani. Почему так кипит от национализма Украина? Perché l'Ucraina è presa alle fiamme dei nazionalismi, eccetera. Если не понять главного, второстепенные аспекты дела заслонят все. И понять ситуацию будет невозможно, повторяю. Se non si riesce a capire il nucleo, l'essenza del problema, i suoi aspetti secondari non fanno altro che confondere le acque e quindi si perde il senso, il quadro generale della situazione. В чем состоит самое главное, о котором я вот сейчас говорил? В чем? Come definire, dove cogliere allora l'essenza della questione? По данным Организации Объединенных Наций. Да, давай еще слишком много. Наша планета в состоянии прокормить более-менее прилично всего 1 миллиард человек. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, il nostro pianeta è in grado di alimentare, di garantire la sopravvivenza di 1 miliardo di persone, non di più. К концу века этого будет на Земле 8 миллиардов. Alla fine di questo secolo la Terra ospiterà circa 8 miliardi di persone. В 2025 году будет 10 миллиардов. Nel 2005 saremo 10 miliardi. Планета не в состоянии прокормить такое количество людей. Il pianeta non è in grado di alimentare, di sostentare un tale numero di persone. Вот этот миллиард, который может прокормиться, это миллиард людей, живущих на Западе. Questo miliardo di persone che il pianeta è in grado di mantenere, di continuare a far vivere, questo miliardo di persone si trova in Occidente, in quello comunemente inteso come Occidente. Речь идет о выживании на этой планете. Ormai si parla di sopravvivenza a livello planetario. И о выживании огромных масс людей. E di sopravvivenza relativa a enormi masse di persone. И все, что происходило в наше столетие и происходит сейчас, это война. E quello che è avvenuto nel corso di quest'ultimo secolo e che continua ad avvenire adesso è una guerra. Я в прошлый раз об этом говорил и сейчас подчеркиваю, это нужно понять, идет война. Ho già parlato di questo, ne ho parlato nel mio precedente intervento, lo ribadisco ora un'altra volta. Война. In atto è una guerra. Война особого рода. Una guerra di tipo speciale.
И война эта идет между западными странами ведущими. E la guerra avviene fra i paesi occidentali portanti, trascinanti al potere. Странами бывшего советского блока. И paesi dell'ex blocco sovietico. И Советского Союза. E dell'Unione Sovietica. Западу важно разгромить советский блок и страны Советского Союза в любой форме. L'Occidente deve disintegrare le componenti del vecchio impero, del vecchio blocco sovietico in qualsiasi forma. В любой форме. In qualsiasi forma. Sottolineo. Борьба против коммунизма тут только предлог. La guerra contro il comunismo in questo caso serve solo da pretesto. Маскировка реальной сути дела. È un mascheramento di quanto invece della realtà dei fatti. Это идеология войны. È un'ideologia della guerra. Вся оценка, я критик коммунизма, я боролся против коммунизма с юности. Io sono personalmente un critico del comunismo, con il comunismo ho lottato sin dalla giovinezza contro il comunismo. Я подчеркиваю это, я уже в 39 году арестовывался. Sottolineo, già nel 1939 sono stato arrestato. И все же я утверждаю категорически. E tuttavia io continuo ad affermare categoricamente. Все, что говорится сейчас о Советском Союзе бывшем и о советской истории, есть идеологическая ложь. Tutto quanto si afferma nei confronti dell'Unione Sovietica e del blocco sovietico è una menzogna ideologica. От первой до последней строчки ложь. Dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima linea è una menzogna. Вот вчера выступал Карякин. Pensiamo all'intervento di Карякин. Опять эти фигурируют 60 миллионов уничтожены в ГУЛАГе. Di nuovo in primo piano si è parlato dei 60 milioni di persone perite nei lager. 40 миллионов погибших во время войны. Di 40 milioni morti durante la guerra. Послушайте. Ascoltatemi. Перед войной в Советском Союзе было 180 миллионов человек. Prima della guerra in Unione Sovietica c'erano 180 milioni di persone. Если 60 миллионов погибло в ГУЛАГе и 40 миллионов в войне, то есть 100 миллионов. Se 60 milioni sono morti nei lager e 40 milioni in guerra, fa 100 milioni. Вычтите из 180 100, сколько останется? Fate il conto, da 180 milioni togliendo un milione, che cosa rimane? 80. 80 milioni. А после войны в Советском Союзе было 186 миллионов человек. Ma guardate un po', dopo la guerra nell'Unione Sovietica i milioni erano 186 milioni. Откуда они взялись? Da dove sono saltati fuori? С Луны свалились. Da Luna sono scesi. Во время войны почти не рождалось, очень мало рождалось. Durante la guerra pochi bambini sono stati messi al mondo, quasi. За послевоенные годы. Nel periodo postbellico. В Советском Союзе произошло беспрецедентное увеличение населения. Nel periodo postbellico ha segnato un aumento, un incremento straordinario della popolazione in Unione Sovietica. Население Советского Союза увеличилось на 106 миллионов. La popolazione dell'Unione Sovietica è aumentata di 106 milioni. Вдумайтесь в эту цифру. Riflettete un attimo su questa cifra. Вот сейчас богатейшая страна Запада, Западная Германия. Ora il paese più ricco dell'Occidente, ovvero la Germania occidentale, получила 17 миллионов дополнительных людей в Восточную Германию. Ha ricevuto, per così dire, dalla Germania dell'Est, 17 milioni, certo, dalla DDR, dall'ex. Причем получил в Восточной Германии был высокий жизненный уровень. E la Germania dell'Est godeva di un livello di vita elevato. И что? Богатейшая Западная Германия не может до сих пор справиться с этой ничтожной массой людей. E la ricca, satolla Germania occidentale non riesce ancora ad avere la meglio, a sistemare, a dare una sistemazione a questa piccola Germania dell'Est. У нас в Западной Германии растут налоги, растут цены. In Germania occidentale aumenta tutto, aumentano i prezzi, aumentano le tasse. А бедный Советский Союз получил 100 с лишним миллионов человек. 100 с лишним миллионов. Si è ritrovato dopo la guerra con un'aggiunta di oltre 100 milioni di persone. Причем голеньким бы получил, голыми.
arrivati a piedi nudi, nudi, c'è cioè gente povera. 100 milioni! 100 milioni di persone. C'è gente con grosse pretese. E in più gente che aveva delle grosse pretese. E questi ljudi già pretendono na quartiere, na холодильники, na macchine, na velocipede, na motocicli. Tutta gente che vuole la casa, l'appartamento, il frigorifero, la bicicletta, la motoretta. Uviriaio vas, ni adna западная страна такую нагрузку не вынесла бы. Vi posso assicurare che nessun paese occidentale sarebbe in grado di portare, di sopportare un tale peso. A Sovietski Союз вынес. Invece è riuscito a reggere un tale peso. Благодаря чему? Грazie a che cosa? Благодаря коммунистической системе. Grazie al sistema comunista. Поймите, я не коммунист, я призываю вас к здравому смыслу. Sottolineo, non sono un comunista, vorrei solo farvi riflettere e farvi usare del buon senso comune. В России, в Советском Союзе после революции жизненный уровень поднялся так, как никогда в русской истории. Dopo la rivoluzione nell'Unione Sovietica il livello di vita si è alzato in modo incredibile. Вырос уровень культуры баснословно. Si è innalzato in modo stupefacente il livello della cultura. Все народы, которые сейчас клянут русских за то, что они их якобы угнетали. Tutti i popoli che adesso si lanciano contro i russi gridando che li stanno distruggendo. Они же поднялись до уровня мировой культуры. Si sono innalzati grazie ad esso a livello della cultura mondiale. Я утверждаю категорически. Io affermo in modo categorico. Слова такого рода, какие здесь произносил Плющ. Parole come quelle pronunciate che ho sentito oggi pronunciare da Plющ. Это клевета на советскую историю. Sono una calunnia nei confronti della storia sovietica. И чёрная неблагодарность. E un'assoluta mancanza di gratitudine. Вот посмотрим, что они у них теперь там получится как у самостоятельной страны. Voglio vedere che cosa saranno in grado di fare come paese indipendente. Благодаря коммунистической системе Советский Союз выдержал войну с Германией. Grazie al sistema comunista l'Unione Sovietica è stata in grado di reggere all'attacco della Germania. Капиталистическая Франция капитулировала в несколько дней. Dove invece la Francia capitalistica ci ha messo pochi giorni per capitolare. Поймите, коммунизм не потерпел крах. Это ложь, это фактическая ложь. Credetemi, il comunismo non è stato annientato. Questa è una menzogna. Annientato. Советский Союз разгромлен. L'Unione Sovietica è stata annientata. Превосходящими силами противника. Con straordinarie forze impiegate da parte dalle forze superiori dei suoi nemici. Разгромлен в холодной и в теплой войне. L'Unione è stato distrutto nel corso della guerra fredda e della guerra calda. И разгромлен вследствие предательства. Ed è stato anche distrutto in seguito ai tradimenti. Предательство советского руководства. Il tradimento in particolare del gruppo dirigente sovietico. И советских правящих классов. E delle classi dirigenti sovietiche. Это беспрецедентное предательство в истории. È un tradimento che non ha analoghi in tutta la storia dell'umanità. Вот на этот аспект дела, я считаю, на главный. Мы обращали внимание с Максимом. Io e Maximov su questo aspetto fondamentale del problema abbiamo rivolto la nostra attenzione. Причем то, что произошло в Советском Союзе, Западу рано торжествовать победу, поймите. Anzi è prematuro che l'Occidente festeggi la lotta sul comunismo. Крах, катастрофа Советского Союза есть начало мировой катастрофы. Il crack e la distruzione dell'impero sovietico significa inizio della catastrofe per il mondo. Разгромив так называемый тоталитаризм на востоке, Запад сам ринулся в направлении тоталитаризма. Dopo aver distrutto il capitalismo nell'Europa orientale, sembra che l'Occidente si stia avviando sulla stessa via. И sulla via del totalitarismo. Как можно такие вещи не замечать? Это очевидно все. E tutte queste sono cose evidenti, io mi stupisco che non, la gente non sia in grado di rilevarle. Возрождение немецкого реваншизма. Per esempio, è un fatto, un dato di fatto, la rinascita del nazionalismo tedesco. То, что происходит в немецкой идеологии и пропаганде, это точная копия того, что происходило в годы нацизма в 30-е годы.
quanto sta avvenendo a livello propagandistico, politico ora nella Germania, ripercorre esattamente le tappe degli inizi del periodo nazista. Negli anni 30. Намерение ведущих западных стран установить новый мировой порядок. Это что? E la tendenza, il desiderio da parte dell'Occidente di instaurare un nuovo ordine mondiale, che cos'è? Come va inteso? Здравомыслящие люди в западных странах сами предупреждают против этого. Нельзя западный социальный порядок, политический строй и так далее без разбора навязывать всему человечеству. Не выйдет ничего. Eppure gli uomini dotati di buon senso in Occidente mettono sull'avviso su questo: non è possibile pretendere di instaurare un ordine di carattere mondiale. Я вчера говорил о теплой войне. Ieri ho parlato della guerra calda. Плюс усмотрел в этом моем утверждении, что угрожает война, гражданская война в Советском Союзе. Plush ha sottolineato che in questa mia affermazione si intendeva la guerra civile possibile, minacciosa all'interno dell'Unione Sovietica. Я не об этой войне говорил и говорю. Non ho inteso riferirmi al pericolo di una guerra civile. Я говорю о войне Запада против бывшего Советского Союза. Io ho inteso riferirmi alla guerra dell'Occidente contro l'ex Unione Sovietica. Запад методично, шаг за шагом, с помощью советских предателей, разрушает страну. L'Occidente passo passo e con l'aiuto del tradimento da parte dei responsabili nell'ex Unione Sovietica sta letteralmente distruggendola. Разрушает культуру. Sta distruggendo la cultura. Разрушает самосознание. L'auto con la coscienza di sé. Весь этот хаос народа в стране это результат этой войны. Il risultato di questa guerra è esattamente il caos creatosi fra i popoli e le culture all'interno del paese. Никакой демократии там нет и не будет. Non c'è democrazia là e non ci sarà mai. На место коммунистических режимов приходят режимы еще худшие. Al posto dei regimi comunisti arriveranno regimi ancora peggiori del precedente. То, что происходит, допустим, война между Азербайджаном, Арменией и так далее, это не есть гражданская война. E quanto avviene, per esempio, nei conflitti periferici fra Азербайджан, Армения, Георгия, eccetera, non è guerra civile. Это междоусобицы искусственно раздуваемые. Sono tutte queste si ingrandisce volutamente queste cose attribuendo loro questo valore. Надо разбить эту страну на кусочки. Bisogna spezzettare questo paese любыми средствами, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo. Это делается искусственно и преднамеренно. Tutto questo viene fatto con fini ben precisi e con precise intenzioni. Результатом этого процесса будет, и уже это происходит, превращение стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза в колонии Запада. Il risultato di quanto sta avvenendo adesso è la trasformazione dell'ex blocco sovietico in colonia occidentale. И вот тогда, когда наконец эти люди очухаются и поймут, что с ними сделали, allora, вот тогда начнется ураган. E allora, solo nel momento in cui questi uomini cominceranno a realizzare e a capire che cosa sta veramente accadendo, ecco che allora scoppierà l'uragano. И эта волна хлынет обратно сюда, в Европу. E questa spaventosa ondata si ripercuoterà, ondata di ritorno arriverà in Occidente. Вот суть событий, в чем дело. Questo per me è l'essenza del problema, qui sta il punto della questione. Благодарю вас. Vi ringrazio. Noi proseguiamo con forse Dominique de Saint-Ty può venire e anche Jean Ellerstein. Bene, allora
Questo un po' per far sentire, diciamo, alcuni elementi, no, del clima del dibattito. Non ricordo se stamattina Livio Caputo ha sentito Briucci. No. Comunque ieri ha parlato Kariakin, ha parlato Maximov, ovviamente Zinoviev, e Julius Edris, scrittore, e Natalia Ivanova, che però non vedo da molto tempo, neppure stamattina mi pare di aver visto, perché è stata menzionata più volte da vari relatori. Quindi mi auguro che poi possa rispondere alle domande che sono state fatte a lei. Ecco, poi chiaramente sono state angolazioni differenti, non è che sia soltanto sull'est dell'Europa il dibattito. Ecco, fra l'altro alcuni temi che ha toccato adesso Zinoviev, curiosamente erano stati toccati anche da Bevilacqua ieri nella sua relazione. Ecco, allora Livio Caputo, giornalista responsabile della politica estera del Corriere della Sera, è stato anche direttore della Notte, e prima per esempio ha partecipato al dibattito con Bukowski a Milano, che aveva ricordato, aveva fatto, il giornalista italiano che aveva fatto la prima intervista a Bukowski, una volta venuto in Occidente. E oggi lo ringrazio di essere qui, l'ho invitato anche a San Pietroburgo per il congresso che si terrà in maggio. E noi avevamo progettato con lui un libro qualche anno fa dal titolo Il fiasco rosso, e questo titolo un po' ci perseguita, perché lo proponiamo più volte, ancora forse faremo, intanto le cose vanno avanti, no? E quindi avrà un altro senso tra qualche tempo. Le pagine delle politiche estere del Corriere della Sera sono sempre in anticipo, no? E certamente molto, danno le informazioni di primissima mano, prima ancora che vadano su altri giornali europei. Ecco, e forse devo dire che sono le pagine, non perché qui presente, ma veramente le pagine più belle del Corriere oggi, quelle di politica estera. Ecco, Livio Caputo oggi si presenta anche alle elezioni politiche, forse qui c'è un pubblico internazionale, è il suo invito, qui la partecipazione è il suo invito, e gli amici stranieri sono resi conto che c'è un clima un po', dico, di attesa, no, qui in Italia, proprio rispetto a questo 5-6 aprile, dove ci sono le elezioni. Livio Caputo si presenta nelle liste del Partito Liberale per le città di Cuneo, Alessandria e Asti, e quindi lì abbiamo una collaboratrice che è Fabiola Giancotti, e presenta i libri. Fra l'altro noi abbiamo pubblicato un libro con Rabbia e con Amore in precedenza. Bene, allora Livio Caputo parla di solito lentamente, così la traduzione può essere fatta in francese, mentre è stato impossibile praticamente farla questa mattina quando aveva parlato Vettori, no? Era velocissimo. Prego. Anzitutto una spiegazione di questo titolo. Il fiasco rosso, appunto, era un libro che dovevamo fare nella primavera del 1989, cioè prima della caduta del muro di Berlino, per descrivere e analizzare il progressivo sgretolamento dell'impero sovietico, delle sue fondamenta ideologiche, economiche e anche militari. Per la mia pigrizia, o forse per un eccessivo carico di lavoro, questo libro non è visto la luce nei tempi previsti, e quindi probabilmente è da mettere tra quelli che non saranno mai scritti. Ma il titolo è ancora valido adesso. Bisogna semplicemente guardare la situazione da un altro angolo, non fare più delle previsioni che, devo dire, si sarebbero rivelate molto esatte, fin troppo esatte, nel senso che nessuno poteva immaginarsi
che ci saremmo ritrovati qui a metà marzo del 92 senza più Unione Sovietica e senza più Partito Comunista Sovietico. Adesso ovviamente il fiasco rosso diventa un'analisi retrospettiva del disastro, del mucchio di macerie che il comunismo ha lasciato dietro di sé, sia nell'Unione Sovietica, dove ha comandato per oltre 70 anni, sia nell'Europa dell'Est, dove ha dominato per meno di 50. E credo che per maggiore chiarezza sia utile dividere un po' la materia. Cominciamo dall'economia. Il comunismo voleva essere l'espressione ultima, più perfetta, più raffinata della civiltà industriale e con i suoi metodi sorpassare il capitalismo. Questo è sempre stato il suo traguardo, è stato espresso forse nel modo più pittoresco da Khrushchev quando annunciò agli americani che entro 15 anni l'URSS avrebbe superato gli Stati Uniti e quando diceva tra il serio e il faceto vi seppelliremo. Tutto questo non soltanto non è avvenuto e l'economia di mercato ha trionfato, ma il comunismo ha prodotto dei danni permanenti nelle società dell'Est che sarà molto difficile rimediare, e cerchiamo di analizzarli. Anzitutto ha ucciso lo spirito imprenditoriale che in tutto il resto del mondo e ancora di più forse nei paesi emergenti dell'Asia sudorientale è la linfa stessa dell'economia. Oggi in Unione Sovietica, ma purtroppo anche nel resto dell'Est, dei paesi dell'Est, l'imprenditore è una pianta molto rara, perché è stata distrutta deliberatamente la cultura imprenditoriale in tutti i settori. È stata distrutta nell'agricoltura con la collettivizzazione delle terre e con la trasformazione dei contadini russi, che erano forse la parte più vitale sul piano economico della ex Unione Sovietica, in tanti impiegati dello Stato che risiedevano in campagna. È una trasformazione tragica che io ho constatato con mano quando poco dopo la decisione di Gorbaciov di restituire, la prima decisione di Gorbaciov di restituire la terra ai contadini, ho avuto occasione di fare un giro per dei kolkhoz e dei sovkhoz dell'Ucraina. Ebbene, ho constatato, parlando con la gente, che nessuno o pochissimi avevano più voglia di possedere e coltivare le terre in proprio. Il ragionamento era: questo è un paese dal clima infame, dove non si sa mai se il raccolto ci sia o non ci sia, dove i rischi sono maggiori che in altri paesi. Noi qui riceviamo un salario modesto dallo Stato per fare un modestissimo lavoro, abbiamo la possibilità di coltivare quel poco che serve a noi in questi piccoli appezzamenti di terra privati, non vogliamo tornare a fare gli agricoltori nel senso occidentale della parola. E non credo che nei 2 anni e mezzo trascorsi da allora
la situazione sia molto migliorata. L'agricoltore nell'ex Unione Sovietica è stato virtualmente soppresso dal regime e ci vorrà probabilmente una generazione prima che torni. La stessa cosa evidentemente accade sul fronte imprenditoriale. Per 70 anni, o per 40 se preferite, nelle scuole, nelle università, si è insegnata una economia che fa a pugni con quella che dovrebbe essere l'economia del futuro anche in questi paesi. Il profitto era una brutta parola, non si insegnava praticamente nulla.